A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale che apriamo tornando sul tragico incidente dell'A28 in cui sono morte due giovani donne e ci sono due bimbe che stanno lottando per la vita all'ospedale di Udine. Una tragedia, una vicenda che si arricchisce di nuovi particolari. Il cittadino di origine bulgara che due giorni fa ha causato questo drammatico incidente stradale e che poi, come vi abbiamo raccontato, è risultato essere ubriaco, comunque avere alti valori dell'alcol test, aveva già riportato tre condanne definitive, di cui una per guida in stato di ebbrezza. Lo ha reso noto il procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, precisando che l'uomo, in caso di condanna, non potrà in nessun caso beneficiare della sospensione condizionale della pena. Il procuratore Tito ha anche ricordato che ricorre la cosiddetta quasi flagranza quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria sulla base della immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Poiché nel caso in esame la polizia è giunta sul posto pochi minuti dopo i fatti e senza intervalli temporali ha proceduto all'accertamento dei fatti che hanno condotto all'identificazione dell'autore del reato e dalla sua apprensione presso l'abitazione, è stata richiesta la convalida dell'arresto obbligatorio appunto in flagranza di reato. Il procuratore di Pordenone ha anche precisato che, rilevando che la causa dell'incidente, secondo la costruzione della polizia stradale, va ricercata nell'eccessiva velocità del veicolo investitore e nel mancato rispetto delle distanze di sicurezza rispetto ai veicoli che precedevano. Questa mattina è stata chiesta al GIP l'applicazione della misura cautelare in carcere, contestando il delitto di omicidio stradale con le aggravanti di essersi dato alla fuga, di aver cagionato la morte di più persone e di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica. Il procuratore Tito ha poi ricordato che all'indagato è stato contestato anche il fatto di non aver ottemperato all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite. Intanto le due bimbe sono ricoverate in ospedale a Udine, le loro condizioni restano gravi ma stabili, una delle due starebbe dando importanti segnali di miglioramento. E ora parliamo della morte di Maurizio Zamparini, l'ex presidente del Palermo, che è venuto a mancare questa notte attorno alle 2 nella clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, dove era ricoverato da qualche giorno. Zamparini a Natale, ricorderete, era stato ricoverato in terapia intensiva a Udine per una peritonite, era tornato a casa dopo qualche giorno, ma le sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero. Era nato a Sevegliano del Friuli a giugno, avrebbe compiuto 81 anni e oggi davvero tutto il mondo del calcio lo ha ricordato. È purtroppo giunto il momento dell'ultimo saluto a Maurizio Zamparini, morto nella notte all'ospedale Cotignola di Ravenna. L'ex patron del Palermo e del Venezia se ne va, lasciando grandi ricordi delle imprese maturate sul campo grazie alla sua passione di presidente viscerale, oltre a una fetta di storia importantissima dell'imprenditoria friulana e italiana, soprattutto legata alla fondazione della storica azienda MZ, che richiamava le sue iniziali. 80 anni compiuti lo scorso giugno, Zamparini era stato ricoverato d'urgenza per una peritonite all'ospedale Santa Misericordia di Udine in terapia intensiva. In seguito all'intervento chirurgico, Zamparini si era ripreso ed era potuto tornare a casa. Le parole di Rino Foschi, amico fraterno, prima ancora che collaboratore, avevano annunciato la sua guarigione, restituendo speranza alle tantissime persone che gli hanno voluto bene. Ma alla fine Maurizio non ce l'ha fatta a resistere ai problemi fisici e probabilmente anche al dolore emotivo indescrivibile della scomparsa del suo figlio più piccolo, Armando. Morto a Londra a 23 anni per un'ischemia lo scorso ottobre. Lo aveva avuto con la seconda moglie Laura Giordani, che lascia insieme ai 4 figli avuti dalla prima moglie, Silvana, Greta, Andrea e Diego. Zamparini è stato un presidente vincente nel calcio, dapprima portando in Serie A il Venezia, al quale voleva regalare già a cavallo tra vecchio e nuovo millennio il nuovo stadio. La burocrazia lo bloccò e dopo 20 anni il Venezia gioca ancora al Penso. Decise allora di rilevare da Franco Sensi il pacchetto azionario di maggioranza del Palermo e qui fece rifiorire una realtà sportiva in declino, regalando un lustro forse inimmaginabile a quell'epoca per i colori rosanero. Con Guidolin in panchina c'entra presto la promozione in Serie A e ottiene la cittadinanza onoraria di un popolo caldo che lo accoglie subito con benevolenza, lontano dal suo Friuli ma in una nuova casa.
Qui, con 15 anni di presidenza, diventa il patron più longevo della squadra siciliana e, ispirandosi al modello udinese dei Pozzo, comincia a cercare talenti in giro per il mondo. Il Palermo sforna i campioni del futuro e forgia quelli del presente. La lista è potenzialmente sconfinata. Corini, Diana, Barone, Toni, Zauli, Sirigu, Barzagli, Zaccardo, Liverani, Kier, Grosso, Balzaretti, Miccoli, Belotti, Amauri, Ilicic. Fino ad arrivare ai colpi più esotici della sua gestione, quelli meno dimenticabili, il Flacco Pastore, il Mudo Vasquez, la Hoxha Dybala ed Edinson Cavani. Sono gioielli di una storia di grandi successi, con 3 qualificazioni europee e una finale di Coppa Italia, ma anche tanti esoneri di allenatori, perché Zamparini era questo, vulcanico, inarrestabile, fermo sulle sue posizioni, e in tanti se lo ricorderanno anche per questo. Piange Palermo, piange Venezia, ma anche il Friuli e in generale tutto il mondo calcistico e imprenditoriale italiano. Sì, perché ci ha lasciato Maurizio Zamparini, che a suo modo ha regalato anni di grandi e intense emozioni a milioni di appassionati di quella magica sfera che rotola sul manto erboso di un campo da calcio. E sono davvero tanti messaggi di cordoglio in questa giornata per Maurizio Zamparini, sia dal mondo del calcio, con tutte le società di Serie A e non solo che lo hanno ricordato, ma anche dal mondo dell'imprenditoria. Andiamo a leggere il messaggio sul sito dell'Udinese Calcio. La famiglia Pozzo e l'Udinese Calcio esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Maurizio Zamparini, un pezzo di storia del calcio italiano e dell'imprenditoria friulana. Lo ha ricordato Federica, definendolo un vulcano, artefice di pagine indelebili. Anche Brugnaro, il sindaco di Venezia, come grande imprenditore e uomo di sport. Udinese Calcio, tra l'altro, e la nostra redazione esprimono la propria vicinanza anche al collega Guido Gomirato e alla sua famiglia per la scomparsa del fratello Giorgio. Giorgio Gomirato, classe 32, era un apprezzatissimo pittore e incisore friulano. Nel bianco e nero delle sue incisioni si sente pulsare la vita e l'anima del Friuli rurale, da parte ovviamente di tutta la famiglia bianconera, le più sentite condoglianze a Guido Gomirato. E ora apriamo la pagina relativa alla pandemia, giornata oggi in cui sono scattate le nuove misure, le multe ai Novax over 50, ed è anche scattato l'obbligo di Green Pass per i negozi. Facciamo il punto su quelle che sono le nuove regole e poi andremo a vedere com'è andata la prima giornata. Prima il punto. Nuove regole sulla durata e utilizzo del Green Pass e rischio sanzioni per gli over 50, circa 1.680.000 persone che ancora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Dal 1 febbraio fino al 15 giugno è in vigore quanto disposto dal governo nella roadmap contenuta nel decreto approvato ad inizio mese e definito poi nel DPCM del 21 gennaio. La validità del pass passa dagli attuali 9 mesi ai 6 mesi, si tratta di una norma che avrà effetto retroattivo. Su questo punto l'esecutivo sta valutando l'ipotesi di rendere il certificato verde senza limiti per chi ha ricevuto la dose booster. Dal 1 febbraio, inoltre, il pass, ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione, sarà richiesto per accedere in una serie di uffici pubblici ed esercizi commerciali e per svolgere alcune attività. Altra regola che entra in vigore è quella relativa alle multe per gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Nei loro confronti scatta una sanzione o una tantum da 100 euro, non rischiano invece multe le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute. Per chi ha compiuto più di 50 anni, la prossima data da segnare sul calendario è quella del 15 febbraio. In quel giorno entra in vigore l'obbligo del Super Green Pass, che si ottiene tramite vaccinazione per guarigione, per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Chi invece non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato, con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro. Dunque, da oggi Green Pass obbligatorio per entrare anche nei negozi, in posta, nei tabacchini. Siamo andati a sentire come vivono questo cambiamento gli esercenti, che in realtà non nascondono la loro preoccupazione per una misura che si preannuncia una complicazione, ma anche un rallentamento del lavoro. Green Pass è necessario da oggi anche per entrare in tabacchino. Come è andata finora? Finora tutto bene, tutto tranquillo, in ordine, persone corrette arrivano mostrando. Si perde il doppio del tempo, questo è un dato di fatto.
perché perdo più tempo a controllare, a verificare, a tirar fuori che a dare le sigarette e dare il resto. Lo ritengo una cosa fuori misura, assolutamente. Un'esagerazione. Sì, un'esagerazione, anche perché evidentemente non è legato a qualche cosa di strettamente sanitario. Disagio alla fine, perché chiedere il Green Pass a ogni persona che entra, che poi noi abbiamo anche una clientela anziana, diventa un pochino difficile, ma faremo come le sono le regole, ma è una cosa che complica solo gli esercenti poi alla fine, no? Non come, per me proprio non vale la pena, è una perdita di tempo. Come farà lei, ad esempio, adesso che è da sola, se le arriva più di un cliente alla volta e deve anche controllare? Una alla volta. È molto difficile, non è tanto il fatto che una persona entra, è difficile più che altro affrontare le persone perché non vogliono farlo vedere, non accettano questa cosa, ecco. Quindi per voi commercianti è una complicazione? Assolutamente. Com'è andata fino adesso? Abbiamo avuto dei Novax che ovviamente non abbiamo fatto entrare e delle persone che sono favorevoli alla cosa. Penso che è una situazione non facile già di suo, non aiuta sicuramente a favorire, diciamo, l'afflusso delle persone, è un'ulteriore barriera, non è neanche facile, insomma, da chiedere a tutti, non si sa come la gente reagisce in questo momento, quindi è una situazione ulteriormente complicata. Fino adesso per i ristoranti è più comprensibile, per i bar, insomma, per noi è una novità, è una difficoltà in più. Restiamo a Udine, dove domani andrà in scena l'edizione 2022 di Udine Jump Development, nel senso del ricordo di Alessandro Talotti. Tanti i campioni di salto in alto che vi prenderanno parte a conferma dell'importanza che sta assumendo questo evento. Andiamo a vedere. Udine Jump Development 2022, qual è il programma? Ma il programma innanzitutto per noi amici di Alessandro è quello di continuare il suo progetto di un grande meeting di salto in alto internazionale a Udine. Questo è il nostro impegno che abbiamo preso quando lui ci ha lasciato e che stiamo portando avanti nonostante le difficoltà che il Covid ci crea in questo periodo. Domani al Palazzo per l'Atletica Indoor di Udine ci saranno tanti atleti di grande caratura internazionale che onoreranno il nostro meeting e dei quali aspettiamo degli ottimi risultati. Stiamo cercando di far diventare questo uno dei meeting più importanti al mondo, come diceva Mario, in memoria di Alessandro, a cui teneva tantissimo questo evento e che ha creato e che ha aiutato a sviluppare, portando già a un grande livello l'anno scorso. Abbiamo avuto atleti di altissimo livello. Abbiamo Giulia Levchenko, abbiamo Kuyela Yunila, abbiamo Andrei Prozenko, abbiamo Luis Zayas, abbiamo Eric Portilla, abbiamo Ivanyuk, che è la medaglia di bronzo degli ultimi campionati del mondo, ha purtroppo cancellato la Lazzischene, la campionessa olimpica, 4 giorni fa per una forte forma di influenza, ma ha potuto venire qui un meeting veramente del top al mondo. L'aspettativa è buona. Mi aspetto che domani al meeting ci si possa divertire, è una bella opportunità di essere qua per ricordare Alessandro Talotti e chiaramente mi aspetto che gli atleti che salteranno diano il loro meglio. Il mio 2,45 è nella storia dello sport, chissà quando qualcuno potrà riuscire a superarlo. Non so quando né chi lo va a superare. L'Associazione di Promozione Culturale e Sociale Pro Pordenone festeggia quest'anno i 75 anni di attività con tanti nuovi progetti. Scopriamo quali. La Pro Pordenone festeggia quest'anno i 75 anni di attività. L'Associazione di Promozione Culturale e Sociale attiva in tutta l'area del pordenonese guarda al futuro con entusiasmo e tanti progetti. Nei giorni scorsi il sodalizio ha ricevuto la visita del presidente della regione Fedriga e dell'assessore regionale Stefano Zannier, ai quali sono stati illustrati i progetti per il futuro, come ci racconta il presidente della Pro Pordenone Giuseppe Pedicini. È stata per noi una piacevole sorpresa avere qui la visita del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. La visita alla Pro Pordenone nei 75 anni di attività, perché il 2022 coincide proprio con i 75 anni di attività di questa benemerita associazione pordenonese, ci ha dato la possibilità di illustrare al governatore le nostre attività che svolgiamo nel corso di tutto l'anno, ma anche di un importante progetto che noi abbiamo oggi in cantiere e che vorremmo vedere realizzato proprio in questo nostro anniversario.
Il nuovo progetto che noi vogliamo realizzare è quello di poter creare un centro culturale nei locali attigui all'attuale sede della Pro Pordenone. Questi locali potranno ospitare la scuola di musica Pietro Edo, una benemerita scuola di musica, la più antica scuola di musica della città di Pordenone, una sala polivalente, sala riunioni per un centinaio di posti, ma la cosa più importante è una biblioteca monotematica che tratterà solo argomenti e pubblicazioni inerenti il Friuli occidentale e la città di Pordenone. Ma la cosa ancora più importante è che finalmente riusciremo ad ospitare anche buona parte della collezione argentina, che è una collezione che tratta testi, argomenti, documenti che trattano la città di Pordenone. Prima di salutarci andiamo a riepilogare gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese TV con l'informazione che torna alle 19 in diretta, poi da non perdere lo speciale Sanremo con il Poma collegato dall'Ariston in quella che sarà di fatto questa sera la prima serata del festival, e poi alle 21 invece in prima serata parliamo di basket con Massimo Campazzo e i suoi ospiti. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.